Salve, adesso ascolterete l'entità Jill che spiega come noi stessi siamo il nostro karma. Jill si manifesta da decenni presso ML, una donna che attualmente è ultra settantenne. Il suo insegnamento è stato sempre di ordine morale. Considerato il karma, considerata l'ineluttabilità degli eventi che ci ricadono, che significato può avere poi la fede, la speranza, e che significato può avere la preghiera? Cioè, dico, non vale la pena farlo o magari non farlo proprio, È una domanda un po' strana, caro. Vale la pena avere fede? Vale la pena pregare? Perché si prega? Perché si ha fede? Questa è la vita. Perché la preghiera fa congiungere il vostro spirito con il vostro vero mondo, il mondo spirituale. La fede mi fa unire a Dio. Vale la pena, secondo voi, fare questo piccolo sforzo per vivere meglio? La fede è una conquista, non è un dono che viene dato a qualcuno, è una conquista personale. La preghiera, quando fatta in maniera sentita, smuove le montagne. Vale la pena smuovere le passioni. Voi cercate la felicità e poi ponete quelle domande. La strada della felicità sta nella speranza, nella fede e nella preghiera. Tutte e tre portano alla gioia e alla serenità. Ciò che in voi cercate. Il collegamento c'è con il karma, questo non penso che sia Sì, è un punto. il collegamento con il karma è semplicemente il fatto che ponendovi dentro un corpo e scendendo sulla terra, diciamo così, voi incontrate inevitabilmente il cosiddetto karma, ma non perché siete scesi per pagare, per espiare. Siete scesi perché volevate verificare, capire, comprendere. E se questo benedetto, dovrei dire io, karma, vi pone davanti a un lutto o vi pone davanti a certi dolori, a certe traversie familiari, affettive, sociali, quel che volete, non è karma, è quanto volevate voi. Perché se ciò non era importante, non sareste nemmeno scesi. Siete scesi per questo, non per incontrare il karma, per capire. Quindi dovreste un po' ridimensionare, rivisitare questa parola, perché vi ossessiona, vi tormenta, vi perseguita ogni qualvolta dovete subire un grosso dolore. Quindi il karma ce l'avevo. Il karma siete voi nel momento stesso in cui vivete, voi oggi, in questo attimo presente, qui davanti a questa persona che parla, voi state creando un karma, state vivendo, quindi parlate in karma sempre in fatto negativo, mai in fatto positivo. E perché il vostro karma non può essere la gioia, la felicità, la serenità, la conquista? Mai ho sentito nelle vostre riunioni parlare di karma gioioso, di karma di bellezza, di karma di ricchezza, di karma di felicità. Mai, solamente dei vostri dolori, delle vostre poche speranze, della vostra fede che vacilla, delle vostre domande sull'inutilità della preghiera. Il karma siete voi, voi viventi. Voi che prendete una vita ghiacciata cui state male, voi
che pensate negativamente e tutto ciò si ritorce su voi stessi. Voi che agite malamente, voi parlate tutto, voi siete il carico. Abbandonate questa idea del castigo, l'espiazione, e prendetelo questo pensiero del karma e mutatelo in una vera parola. Karma significa comprensione. Chiamatelo comprensione, questo karma, e non avrete più quel senso che vi pesa sulle spalle, che vi obbliga a curvare le spalle per il dolore. Chiamate questi elementi come tutti gli elementi atti a portarvi comprensione. Aggiungere qualcosa, cioè non raggiungere, cioè altre volte ho chiesto, ma dico, ma perché dico non debba esistere un karma gioioso, perché non ho chiesto io questa cosa, ma mi si dice che il karma è doloroso normalmente perché il dolore è il carburante dell'evoluzione. Adesso allora io ho capito quello che tu hai detto e mi è stato detto altre volte, ma perché questo io possa poi metterlo in atto veramente, è necessario che io sia una persona piuttosto evoluta, perché sennò al momento non riesco a farlo, io di ogni dolore soffro, e quindi non è che poi le gioie le dimentico, perché ci stanno pure quelle e le capisco, però mi diventa molto difficile poi non soffrire del dolore. Il dolore si può soffrire in vari modi ed è assolutamente soggettivo. Il tuo dolore per una determinata esperienza può essere ben diverso per la stessa esperienza, analoga esperienza in un'altra persona. Quindi ognuno di voi soffre a suo modo personale. La vostra soglia dolorifica, sia fisica che spirituale, psicologica, varia a seconda dell'individuo, perché voi siete uno da sé. Perciò voi non vi soffermate nella gioia, nella salute, nella ricchezza, perché nel mondo della dualità in cui vivete vi sembra scontato e giusto che sia così, e non lo apprezzate. Se invece foste più consapevoli di quante cose buone vi sono state date, forse riuscireste a capire che avete anche dei karma positivi, cosa che non vi fate male. Allora, se questo dolore che vi opprime così tanto e vi lacera in questo modo, significa che voi non avete compreso neanche il significato del dolore. Il dolore può essere mitigato, può essere attenuato, può essere disciolto, se voi volete, ma dipende da voi, dalle riflessioni che fate, dalle meditazioni che compite, perché siete voi gli artefici del dolore, e quindi se anche il dolore viene dall'esterno, viene da un fatto inevitabile, potete trovare tante possibilità di conforto, se volete. Quindi questo dolore così lacerante è un vostro problema personale. Più soffrite, più siete voi gli artefici di questa sofferenza. Quando vi accorgete di soffrire di meno, non è che diventate incoscienti, ma finalmente avete compreso il vero significato del dolore, quello che può essere, non dico soppresso, ma attenuato, alleviato attraverso gli atti di altruismo, attraverso la volontà, attraverso il desiderio di aiutare gli altri, e via via le mille forme che vi consentono di poter superare il vostro dolore. Sì, certo, mentalmente capisco la cosa, mi sto rendendo conto che sto parlando con uno spirito che sicuramente è molto più avanti di me, quindi che può comprendere tutte queste cose, io purtroppo invece lo sono. È parola arrivarci. Piano piano, io ho fede. Speriamo di arrivarci, ma quanto? Sono sicuro di arrivarci, poi ci vorrà tempo, però sono sicuro di arrivarci. Fede di speranza.